Express il giorno dopo il pareggio contro l'Atalanta, terminato in mezzo ai fischi di gran parte del pubblico presente. La Fiorentina è in grande difficoltà, allora noi cercheremo di capire insieme cosa sta accadendo in casa fiorentina ai ragazzi guidati da Paolo Sousa, senza dimenticare ovviamente che alle porte c'è anche l'Europa League contro lo Slovan Liberec. E allora entriamo nel vivo di questa serata insieme e lo facciamo ovviamente dando la buonasera per primo a Leonardo Petri. Salve a tutti, buona serata. Francesco Matteini, bentornato. Grazie, buona serata a tutti. Gianni Ceccarelli. Ciao Erika, buonasera a tutti. Con noi anche Cristiana Segato, che come ben sapete è la figlia di Armando Segato, nonché buonasera. Anche responsabile delle pubbliche relazioni del Museo Fiorentina. In questa doppia versione questa sera, sì. Anche perché ricordiamo subito Cristiana che sabato è stato intitolato il piazzale ai campioni del 56, sì. Tra cui anche tuo padre. Sì, è stata una cerimonia molto toccante, c'erano in realtà tre persone ancora, c'era Orzan, c'era Sarti e c'era Magnini, e poi tutta una sequela di superstiti, come ci chiamo io, e che però siamo stati veramente coccolati. Aiuto, cioè, come posso dirti, sono venuti il presidente, ci hanno accolto, ci hanno aspettato, ci hanno fatto un sacco di complimenti, naturalmente più a chi era, diciamo, Magnini, ai giocatori, e poi siamo usciti tutti insieme, abbiamo fatto questa, hanno scoperto questa strada, questo largo che è proprio perpendicolare alla Torre di Maratona. E poi grandi festeggiamenti, il sindaco, l'assessore, il presidente che si è veramente lanciato in speriamo anche noi di prima o poi di darvi una gioia così grande, quindi con un grande senso di responsabilità. Poi c'era l'allenatore, il direttore sportivo e tutta la squadra, quindi sono stati veramente, veramente, ci hanno fatto sentire che com'era e com'è quella famiglia grande che avevano formato. Continua anche adesso e siamo stati veramente contenti, proprio tanto. C'è più attenzione alla storia della Fiorentina nell'ultimo periodo, abbiamo visto comunque di recente anche l'inaugurazione, sì. Ad esempio di Largo Segato con via Borgonovo alle due strade, ne parliamo tra poco. Vado prima a salutare anche il Viola Club Tassisti, grazie di essere qua con il presidente anche Marco, ma insomma anche due soci del club. Ciao, buonasera a tutti. Allora, Franco. Sì. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Iniziamo subito ad entrare nel vivo di questa serata insieme per quanto riguarda la Fiorentina, il calcio giocato, cercando di capire cosa sta accadendo in casa fiorentina, ovviamente, all'indomani del pareggio contro l'Atalanta. Sta accadendo ciò che era largamente prevedibile, ma devo dirtelo io ora che sta accadendo? No, pensavo mandassi un servizio. No, sta accadendo ciò che è largamente prevedibile, che era sotto gli occhi di tutti. Questa è una squadra peggiore di quella dello scorso anno, da due anni non viene tirato fuori un euro per rinforzarla, c'è stato un depauperamento tecnico incredibile perché tutti i giocatori migliori sono stati ceduti uno dopo l'altro e non ne sono arrivati di altrettanto bravi, se vuoi di folle elenco, Cuadrado, Savic, Joaquin, Salah, non è arrivato nessuno. E la Fiorentina aveva due possibilità, una proprietà seria che pensasse calcio aveva due possibilità, visto che lo scorso campionato era finito con un girone di ritorno in cui la Fiorentina aveva concluso decima, demotivata, funerali tutte le domeniche, te lo ricordate come finì il campionato scorso o no? Le due possibilità erano velocemente rivoluzione, via i senatori, via l'allenatore e ripartire, ricostruire con Corvino, ricostruire. Oppure mettere due titolari, tre titolari veri, non roba di terza, quarta, quinta scelta al mercatino dell'usato, due, tre titolari veri che alzassero il livello di questa squadra. Non è stato fatto né quello né quell'altro, si è scelto di galleggiare e io spero che questa squadra riesca almeno questo obiettivo e lo centrino, che galleggino e non affondino. Matteini? Dunque, la ricostruzione storica di Leonardo è condivisibile. Ma niente di tutto quello che lui ha detto giustifica quello che sta accadendo in questo. No, giustifica quello che sta accadendo. Perché è vero che la squadra l'anno scorso ha finito un campionato in discesa, però è anche la stessa squadra che nella prima parte della stagione era arrivata addirittura a essere prima in classifica, se non sbaglio, per 7 giornate, qualcosa che non si era visto da anni e anni.
Sono gli stessi giocatori che vanno in campo quest'anno, la squadra è la stessa, a parte Alonso che non è Messi, quindi non determina una differenza così. Quindi qualcos'altro è successo. Che cosa è successo? Io a questa domanda non ho risposte, perché non faccio il veggente, quindi non posso vedere cosa succederà, potrebbero cambiare le cose, ma soprattutto non sappiamo esattamente in questo momento cosa gira nella testa dei giocatori, perché poi sono loro che in campo stanno rendendo così poco, tanto da far dire allo stesso Sosa che non c'è la testa giusta, lui stesso forse non ha la testa giusta, ma perché non si deve avere la testa giusta se quello è il tuo mestiere, per quello vieni pagato profumatamente e sei lo stesso dell'anno scorso? Ecco. Questo per me resta un interrogativo, aspetto di vedere le prossime partite, forse riusciremo a chiarire. Però no, Alonso non è Messi, però è titolare di una squadra che lotta per vincere la Champions League. Nessun giocatore sia Messi. Il problema è che Milic non è Alonso, però l'anno scorso avevamo Tino Costa come riserva, quest'anno abbiamo Sanchez. E allora siccome l'anno scorso ci stava gente non era in grado di camminare, quest'anno ci sta due cammini. Sono migliori. Va bene. Sono migliori per gli decimi. Fatemi ascoltare anche il parere di Tony Ceccarelli. Non è peggio. Allora, io le certezze di Leonardo di arrivare a decimi. Non sono certezze, sono banalità quelle che sto dicendo. Sto dicendo delle banalità. Se non mi fa finire di parlare, non sa almeno io le voglio dire. Allora, le certezze che ha Leonardo di quello che sarebbe accaduto non ce l'ho. Nel senso che la Fiorentina è nel mezzo al limbo. Da una parte c'è una Fiorentina che ha la peggior difesa del campionato e dall'altra, la miglior difesa del campionato e dall'altra il terzo peggior attacco del campionato con una delle squadre che tira meno in porta. 9 punti in classifica della parte destra del tabellone, una gara da recuperare, può succedere di tutto, può anche vincere la partita e saresti dalla parte sinistra della classifica a pochi punti da quei primi posti e quindi sarebbe anche una valutazione diversa sull'andamento della Fiorentina fino ad oggi. Però questo non deve cambiare, tutto questo non deve cambiare quello che è successo quest'estate. Quello che è successo quest'estate, e in parte sono d'accordo con Leonardo, è stato quello che la Fiorentina ha deciso di non investire sulla Fiorentina. I Della Valle hanno deciso di non investire su una squadra che, a non del velo, ripensando un po' anche a quello che era successo nell'estate del 2015, quando Montella andò via, quando disse che questa squadra probabilmente era arrivata a fine corsa e non c'era prospettiva di andare avanti con questo gruppo, forse tutti i torti non aveva. Perché? Perché è la stessa squadra dell'estate del 2015, di quel campionato lì, ce la vediamo adesso, 9-11, 8-11 della squadra, sono gli stessi. Dove è stato bravo Sosa lo scorso anno? È stato bravo a fare un lavoro in ritiro e nei primi mesi psicologico sulla squadra, ha dato delle motivazioni diverse in quel momento a un gruppo che era scarico da quello che era successo con Montella, è riuscito a tirar fuori le ultime energie. La stessa squadra non te lo puoi dire. Come? La stessa squadra dell'ultimo anno di Montella, tu mi vuoi dire. Sono 8-11, no, ma quegli altri erano Neto, Salah, Savic e Joaquin. Sono 8-9-11. All'inizio c'era Neto, Salah, Joaquin e Savic. Sono 8-11, Meglio. Allora te lo rispiego perché forse non hai capito il concetto. Non hai capito il concetto. Quando Montella dice che quel gruppo è arrivato a fine corsa, non parla di 4 giocatori, parla di un intero gruppo. Quell'intero gruppo, tolto quei 4 che parli te, ce l'hai oggi. Allora, Sosa è stato bravo nei primi 6 mesi a tirare fuori le ultime energie di quel gruppo. Difatti, tutti si aspettavano che a gennaio la Fiorentina facesse gli investimenti, ma lo aspettavano i giocatori, non l'allenatore, se lo aspettavano i giocatori. Sì. Allora, nel momento che gli stessi giocatori chiedono alla società, dateci rinforzi perché non andiamo avanti, quello è il campanello d'allarme. Oggi ti ritrovi con una squadra che purtroppo, per un motivo o per un altro, non riesce più a dare nulla. È da gennaio che praticamente il trend è sempre lo stesso, c'è stato la fine del campionato, c'è stato il ritiro, sono arrivate le riserve migliori in panchina, mettiamo tutto quello che vogliamo,
però dopo alla fine le prestazioni sono le stesse, i risultati sono gli stessi e in campo i giocatori sono sempre gli stessi. Sì, però scusa, Gianni, quello che è successo a gennaio è vero, è stato qualcosa di difficilmente comprensibile per i tifosi, per la città, no, incomprensibile. E anche, sì, e anche per i giocatori, ma sono passati 9 mesi, non è che si può continuare a avere quella come giustificazione per i giocatori che sono scarichi o per Sosa che è scarico, no, che manda in campo la squadra perché gli hanno comprato per Ma se te hai una squadra che non va più, che è un gruppo che non riesce più a dare nulla e continui ad andare avanti con quel gruppo, perché ricordati, ma non gliene frega nulla, ma quello è un altro discorso, cioè, ma a questo gruppo che arrivi ottavo, decimo o quinto alla proprietà non interessa, perché non è un progetto, non c'è un progetto, no, lui faceva di discorso ai giocatori, l'obiettivo è quello di risanare il bilancio, Francesco, e di spendere meno negli ingaggi, basta, te l'hanno dimostrato, non della società. I giocatori non è che possano essere ancora battuti e non avere l'entusiasmo perché gli hanno comprato Benaluan a gennaio, no, non è quello, è che non ne hanno più da dare, Francesco, è un gruppo che non ha più da dare niente. Allora, la nostra regia intanto ci aveva proposto, mentre parlavate, anche la Fiorentina a confronto la scorsa stagione con quella attuale, dopo le 7 partite di campionato, ne consideriamo allora, 7 perché una comunque la Fiorentina deve ancora giocare, in realtà quella contro il Genoa. Quando la Juve l'anno scorso c'aveva punti della Fiorentina, perse a Sassuolo, tornarono tutti in pullman, la mattina all'alba c'era Marotta, Nedved, chiunque, Agnelli, erano tutti lì. La Fiorentina ha perso a Torino, sono andati 3 giorni in vacanza. Della Valle, Diego, l'ha saputo 2 giorni fa che la Fiorentina aveva perso a Torino. Sì, vabbè, un esempio. Quando venne ai cinema, è un esempio, la Juve, fatemi andare dalla mia curva Fiesole. Spengete tutti i microfoni in studio tranne quello della curva Fiesole. Prego. Prego, Franco. No, volevo dire, Petri, lei continua a richiamare a giocatori di 2 o 3 anni fa. Cioè, io non capisco. Un anno fa, di questi tempi, noi eravamo primi in classifica, una squadra che aveva un gioco scintillante e meraviglioso. Io voglio capire cosa è successo, perché gli esperti hanno, scusami, gli esperti mi hanno detto, no, mi hanno detto che era stata fatta una preparazione per partire forte e che nel girone di ritorno abbiamo pagato questo fatto, va bene? Quindi nel girone di ritorno non avevamo più birra in corpo, come si dice, ed ecco perché spiegato il perché il girone di ritorno così scadente. E ora cosa succede invece? Perché questa squadra, perché anche se è stata fatta una preparazione più pesante, questa squadra oggi dovrebbe aver assorbita quella preparazione e cominciare a giocare. Rispetto allo scorso anno, anche la preparazione è cambiata, ma lo scorso anno c'era la volontà di partire forte, perché c'erano delle rassicurazioni date allo stesso Sosa e agli stessi giocatori che sarebbe stato fatto un mercato di gennaio in una certa maniera, e così non è andato. Il problema è tutto lì, no, Sosa si è ritrovato un gruppo nei primi 6 mesi, ripeto, dove è stato bravo lui o non bravo lui a rimotivare un gruppo che stava uscendo scarico dalla vicenda di Montella e tutto quanto, ha dato degli accorgimenti tattici diversi e tutto, ha dato alla squadra un gioco che gli ha permesso di arrivare al primo posto, quando tutti, dall'allenatore ai giocatori ai tifosi, anche ai non tifosi, aspettavano che a gennaio la rosa fosse rinforzata per cercare di continuare, poi dopo la Fiorentina non avrebbe vinto lo scudetto, attenzione, non è che un mercato in una certa maniera avrebbe cambiato, però perlomeno ci avrebbe provato e sarebbe rimasta lassù. Quello non è successo in una situazione dove lo stesso Sosa, lo ha ricordato, era arrivato alla Fiorentina e 2 giorni dopo che era arrivato gli era stato detto che il direttore sportivo, non contava già più nulla. Cioè già quindi adesso, tornando ad allora, oggi, è una difficoltà mentale soprattutto. No, è una difficoltà di una squadra che non ha più, Lui dice sono scarsi, qual è la difficoltà? Io voglio capire, perché non riesco a capire, cioè sono scarsi, allora, andiamo, o sono scarsi mentalmente? Andiamo con ordine, un attimo, Cristiana volevi intervenire? Sì, no, volevo ritornare un attimo al discorso che aveva fatto. Scusi, è che l'abbiamo un po'. Non sono in grado, non ho le competenze per entrare in discorsi tecnici, per carità, e me ne guardo bene, però quel discorso che ha fatto, che diceva il presidente, poi l'ha saputo l'altro giorno che... Ah, quello era un paradosso. Sì, no, però ho capito che fosse un paradosso. Nulla, ecco, questo magari, questo se posso dire un pochino... L'atteggiamento della società, per quanto almeno mi riguarda, visto che sono abbastanza vicino, io l'ho visto molto
cambiato in meglio dall'anno scorso, sempre meglio, cioè sempre più apertura, sempre più consapevolezza che la nostra è una città nella quale devi entrare, con la quale devi stare, devi parlare e far partecipare. Mi sembra che i ragazzi siano andati a delle feste, anche cose che prima non facevano. C'è apertura. Sì, ci lo dica lei, signor Petri, sta diventando insostenibile e quindi manda un giocatore. Sì, però questa è la sua lettura, però potrebbe essere anche poi stata invece una consapevolezza diversa, dire ma guardiamo se invece con un approccio diverso riusciamo a coinvolgere di più la città e ci rendiamo conto, perché questo è il discorso che ha fatto anche il Presidente. La, Diego Della Valle, la città l'è coinvolta, ha fatto 20.000 abbonamenti. Volevo dire loro cioè loro coinvolti, nel senso che loro, il discorso che è stato fatto sabato è stato quello che diciamo la storia che di solito era stata diciamo un po' così lasciata da parte, perché magari loro essendo nuovi guardavano la storia solo dal loro punto di vista, cioè da quando erano arrivati loro, e stanno un pochino più abbracciando invece quello che è il loro passato e di conseguenza la città. Problema, è chiaro che non c'entra niente con un discorso di tecnico, però c'è un problema solo. Piano piano tutto può fare. Non sono a Firenze da un anno. Sì, ci hanno messo 14 anni 14 per anni per capire come funziona Firenze. Sono tanti, forse 14 anni sono proprietà che non si possono permettere. Ragazzi, parecchi. Ma Diego De Valle non è venuto nemmeno il 90esimo. Di che si sta parlando? Insomma, il nostro presidente è Andrea, no? Diciamo operativo. Il presidente Lecognini. Bene, insomma, comunque diciamo la famiglia partecipa e anche con passione, mi sembra. Ci sono più rapporti adesso. Sì, con c'è più rapporti anche l'abbiamo visto comunque sicuramente, ad esempio anche ieri, certamente. No? Il secondo step del dei 90 anni. Devo dire, danno un po' l'impressione di partecipare un po' più di facciata. Che sì, no, ma c'è un'apertura. Magari un'apertura c'è, però altrimenti da casa non capiscono niente. Si sostanzia in frasi come ci toglieremo le nostre soddisfazioni, abbiamo una bella squadra, non ci faremo trovare impreparati. Ecco, queste cose francamente lasciano abbastanza depressi, ecco, perché sono questi poi il coinvolgimento. Poi benissimo la festa, benissimo i rapporti con la storia della Fiorentina. Esatto, loro parlano sempre, per esempio, il ritardo che hanno accumulato è così tanto che per recuperare il rapporto inclinato con una fetta importante della tifoseria non basta. Però, bisogna correre molto. Guardi, ecco, su questo invece mi sembra sinceramente io questo lo posso dire per esperienza anche per familiare, cioè Firenze è una città che è difficile, però quando poi dopo ti vogliono bene per tutta la vita, non è che il fiorentino è uno che se poi lo conquisti non lo perdi più, perché il pubblico, mio padre diceva, in 14 anni loro ancora non sono riusciti a conquistare la città. Però fatica a sentirsi preso in giro, il fiorentino gli va. E diciamo, parte sempre dal presupposto che qualcuno lo possa prendere in giro. Esatto. Vado dalla mia curva Fiesole, prego. Ecco. Io volevo rispondere al signor Petri, al signor Matteini, scusate, e anche al signor Ceccarelli. Non condivido assolutamente niente di quello che avete detto. E noi ce ne faremo una. È molto facile criticare è molto facile criticare e dire cose date per vere mentre invece non lo sono. Tipo? Le critiche sono opinioni, quindi non sono infatti, né vere né però non sono verità, sono opinioni. Infatti, allora sarebbe molto semplice dire io penso che invece di dare verità, comunque va bene lo stesso. Volevo soltanto capisco che io non sono nessuno in confronto ai tecnici, però dico scusate, siamo tutti uguali. No, nessuno di noi è un tecnico, si fa giornalisti e agli allenatori di calcio. Vabbè, però dico, tua opinione. Mi sembra che, a parte la partita con l'Atalanta, che non è stata persa, è stata pareggiata 0-0, potevamo vincere, potevamo perdere, però potevamo tranquillamente vincerla. Noi siamo a 5 punti dalle terze in classifica. Diamolo uno sguardo alla classifica intanto. 9 punti, le terze ne hanno 14, abbiamo una partita da recuperare, se si pareggia vincere, perché noi abbiamo una squadra in disfacimento, vincere assolutamente no, però possiamo pareggiare con il Genoa.
Può darsi? Sì, ma prima abbiamo detto. Che vince con abbiamo detto. Non si è detto prima. No. Allora si arriverebbe 12. Probabilmente a 14. È vero. 12. È vero. Però se, no, però io, se non, allora però a questo punto se non vince, 12. Se tu vinci, se punti te li danno. Io ho detto pareggio perché non voglio. No, ma anche se tu vinci a 14 tu ci hai. Ci vai a 12, siamo sì, a 9. Col pareggio, ottimista. Allora, diciamo che Marco stava dicendo fondamentalmente una partita da recuperare in caso di vittoria, la classifica è totalmente diversa se dall'altra. Parte. Come si vede la classifica? Io vi interrompo. No, non è giusto che quando si vince con la Roma e non ci sono problemi, tutto va bene. Quando pareggi in casa 0-0 con una squadra che ha fatto esclusivamente catenaccio dal primo all'ultimo minuto, ed è quello che doveva fare, fra l'altro. Non è giusto dire questo. E non si può sempre criticare la società sempre e comunque per qualunque cosa. Devo entrare a gamba tesa assolutamente. Qui si sta parlando del mercato che altre società. Insomma, si sarebbero sognate, quindi restate con noi, a tra poco.